Napoli che ha ripetuto le prestazioni fatte contro Torino e Fiorentina, diciamo, con in più, diciamo, più concretezza nella fase d'attacco e perciò, diciamo, la partita è venuta fuori molto bene. Domenica sera, una partita, che senso ha questa sfida alla Juventus? Giocare contro la squadra che in questo momento ha fatto meglio di tutte le altre, è un confronto che vogliamo fare il meglio delle nostre possibilità, una grande partita che faremo con gioia, con entusiasmo, con grande volontà. Mattino, dietro lì. Sì, buonasera mister. Una curiosità al volo, come sta Maximovic? No, Maxime ha un problema di stomaco, perciò niente di particolarmente grave. C'è da dire che, diciamo, Luperto ha giocato con grande sicurezza, con grande serietà e insomma, non è facile per un giocatore che gioca così poco farsi trovare pronto, ma devo dire che ha fatto veramente bene. Poi si è parlato tanto dei gol che mancavano, ok? Oggi doppietta di Milik, ma soprattutto sono un paio di giornate che segnano Zielinski, un ass, significa che anche il suo modo di utilizzare tutta la rosa serve, no? Beh, insomma, questa è una squadra che ha nelle corde la capacità di fare tanti gol, l'ho sempre fatto in passato, abbiamo fatto un periodo dove siamo mancati un po' da questo punto di vista, adesso speriamo di aver trovato la strada giusta e di continuare a segnare. Quel signore prima davanti e poi Buonasera Carlo, buonasera. Le emozioni per lei e per suo figlio a ritornare in questa terra, nella sua città, nella sua provincia? Beh, più che altro sono i ricordi. I ricordi sono tutti molto piacevoli perché qua sono stato da giocatore, sono stato da persona normale e i ricordi ti dicono anche che sono passati 42 anni, che non è poco. Giordano. Rapidamente, la prima, ti somiglia al Napoli finalmente? Ti somiglia al Napoli finalmente? La seconda, sono stati capaci anche di farti arrabbiare però per i primi 10 minuti del secondo tempo. Ma sì, cioè mi somiglia, mi piacerebbe che la squadra giocasse sempre così, come la qualità nel palleggio, la fase d'attacco, dopo è chiaro, lì si deve migliorare, lì si deve migliorare, perché la partita col nostro atteggiamento si poteva riaprire, è stato un attimo solo, però sono attimi che crescere l'ho fatto io. Per un allenatore. No, perché... Lui dopo mi ha detto che la voleva tirare sul secondo palo, ma era molto vicino. Considerato la pericolosità che lui ha, si poteva pensare che la barriera saltasse. Non l'avevo pensato prima, a dire la verità. Però la posizione che era molto vicina, se la tirava sopra non sarebbe passata, secondo me. Allora siamo stati, diciamo, fortunati col salto della barriera. Senti, tra andata e ritorno sono più male al Parma. Parma che concettualmente aveva fatto meglio che con le piccole. No, beh, perché non si sa, il Parma rimane comunque una squadra molto più competitiva di altre, a mio parere, sta facendo un ottimo campionato, adesso probabilmente è un periodo, diciamo, di flessione, un attimo, però comunque sia il campionato del Parma è, diciamo, fatto molto bene, credo che Carlo, è ti stata una aspettavi? sorpresa un po' per tutti. La ultima, anche se poi c'è questo signore, allora penultima e ultima, sono Carlo, ti aspettavi più difficoltà dal Parma? ma più difficoltà. Credo che siamo stati bravi diciamo, nella marcatura di Gervinio per evitare, diciamo, i contropiedi e nella marcatura di Inglese. Poi dopo credo che la differenza l'ha fatta la grande aggressività che abbiamo messo, non abbiamo mai dato l'opportunità a loro di ripartire, perché la partita che volevano fare era per cercare di sfruttare il contropiede e la pressione, diciamo, immediata quando abbiamo perso la palla non gli ha permesso di fare quello. Ultima. Stefano Sarandini, tutto sport, ciao. Velocemente, il fatto che la squadra abbia saputo mantenere la serenità,
non fosse la produttività della Juve, magari anche con il clima non serenissimo tra i tifosi del Presidente, è un salto di qualità. E se si può fare il paragone tra il 3-3 della Juve e il 4-0 di questa sera, vuol dire che state meglio voi? Non si può fare il paragone, perché ogni partita ha una sua storia e non si può fare assolutamente nessun paragone, insomma. La realtà dice che la Juve è molto lontana, però questo non vuol dire che il nostro campionato è già finito, perché ho detto, ogni partita abbiamo la possibilità di mettere in mostra le nostre qualità, che sono tante e che vorremmo mettere in mostra nella stessa maniera anche nella prossima partita. Grazie, arrivederci.